L'Aquila è viva e pronta a giocarsi la salvezza nel doppio confronto play-out. Avversario sarà il Rimini, che all'ultima giornata è stato superato dal Prato, scivolando dunque al quart'ultimo posto. L'Aquila è viva perché dopo 10 giornate di astinenza è tornata finalmente alla vittoria, in coincidenza con il ritorno in panchina di Carlo Perrone, richiamato una settimana fa al posto di Modica per risollevare le sorti di una squadra dilaniata da mille problemi. Non ne passava da Aprilia la salvezza dell'Aquila, ma certamente aver ripreso confidenza coi 3 punti è un buon prologo in vista degli spareggi. Al quinto Ricci, senza San Domenico, Cosentini, Pesoli e Maccarrone, Perrone presenta Bruno e Bigoni con Piva e Ligorio. In avanti Perna sarebbe il prescelto con De Sousa e Triarico, ma l'attaccante napoletano si fa male prima della partita e allora in campo va il figlio d'arte Andrea Mancini, che sarà l'uomo partita. La Lupa Roma, per superare in classifica l'Aquila, dovrebbe vincere con 2 gol di scarto, ma le offensive dei laziali nel primo tempo sono sterili. L'Aquila, dal canto suo, viene fuori a inizio ripresa. Prima Triarico fornisce un pallone invitante a De Sousa, che alza la mira sotto misura. Poi al quinto Andrea Mancini si fionda sul rinvio dalle retrovie di Bigoni, ubriaca Pasqualoni e con un preciso diagonale insacca il gol partita. Bella esecuzione per l'attaccante, che ha avuto poco spazio nel corso della stagione. Poco dopo lo scatenato Triarico lavora un altro ottimo pallone per Manuel Mancini, che non riesce a chiudere i conti. Nei minuti successivi Perrone regala il debutto al giovane Fall. La Lupa Roma ci prova con un paio di sortite del neoentrato difensore Fabbro, ma il risultato non cambia. L'Aquila ritrova così un piccolo sorriso in attesa di un doppio confronto che varrà una stagione. Gara d'andata il prossimo 21 maggio.